Bene, amici di Driver TV, il più cordiale saluto da Oscar Malugani e Marco Paccagnella. Ben rientrati dalle ferie, questa è una puntata che ci riporta dopo la pausa estiva a parlare nuovamente del affascinante mondo dei rally. E lo facciamo con degli ospiti importanti che, come al solito, Marco Paccagnella riesce a recuperare facendo salti mortali, ma portando chiaramente Mi un fai gruppo. ritornare ai vecchi tempi facendo i salti mortali, di quando facevo l'atleta. Quando facevo l'atleta. Allora, chi hai portato questa sera, Marco? Allora, questo fine settimana si è corso l'ultima tappa dell'IRC, Rally Valli Cuneesi, e quindi abbiamo tre protagonisti del campionato IRC. Allora, partiamo da quello che ha fatto il risultato, diciamo, più vicino al podio, quindi Giuseppe Freguglia, lo Ciao. salutiamo. Poi passiamo alla classe più piccola, quasi più piccolina con Simone Goldoni e Buonasera a infine tutti. con la classe intermedia con Omar Bergo. Beh, allora abbiamo sbagliato a dare le ubicazioni ai nostri ospiti, avremmo dovuto fare il cambio, ma giustamente mettiamo il pilota più giovane in mezzo, così si spalleggia con i personaggi più abituati al mondo dei rally. Allora, facciamo la conoscenza un po' con questi signori del mondo dell'IRC. Innanzitutto vi faccio una domanda specifica che poi abbraccia tutti e tre. Che cosa ne pensate di questo campionato? Partiamo proprio dal più giovane. Sì, sicuramente un campionato in Italia di quelli più ambiti, organizzato davvero molto, molto bene e che dà spazio anche alle classi un pochino più inferiori, quali per esempio la nostra. Ci dà una bella luce, un bel campionato organizzato veramente bene. Omar, tu cosa ne pensi invece? Penso che per quanto mi riguarda, ho già partecipato più anni e una cosa che non è da trascurare, ci sono anche dei buoni premi, cioè soprattutto il trofeo Clio, il trofeo Renault, ha anche dei premi a fine tappa, quindi intermedi, non solo quello finale, che possono dare la possibilità a chi arriva nelle posizioni di vertice, comunque dare una mano a far fronte ai budget necessari alla stagione, quello non è da trascurare. E danno di non, minore importanza al fatto che penso sia l'unico campionato dove c'è un clima molto amichevole. Vengono organizzate cene pre-gara, sia veramente tutti, quasi tutti, molto amici e quindi Una anche sorta di famiglia grande. Una grande famiglia, assolutamente, assolutamente. esatto. Per quanto mi riguarda posso dire che lo scelgo molto volentieri rispetto ad altri campionati, anche perché anche a livello lavorativo non porta via troppo tempo, cioè non bisogna per forza partire il lunedì o l'inizio Per forza. settimana, perdendo pochi giorni, quindi trascurando poco il lavoro, si riesce a partecipare a un campionato di tutto rispetto. Poi quest'anno con tre Esatto. appuntamenti solo, che purtroppo per problemi logistici hanno deciso gli organizzatori di fare tre appuntamenti, ma tutti molto blasonati e molto importanti, gare veramente Gare stupende. una più bella dell'altra, assolutamente. Adesso abbiamo sentito anche la voce di Giuseppe Freguglia, che lui ovviamente è uno che di rally se ne intende e ne ha fatti veramente tanti. Ma io è già qualche anno che ho fatto le RC, nel senso ho cominciato nel 2007, poi facevo magari non tutte le gare, però ho sempre preso spunto da questo campionato perché fin dal primo anno quando sono andato a farlo sono rimasto un po' affascinato dal tipo di clima che c'era e poi il modo di organizzare le gare. Quindi cioè, quando si andava via le gare. Sembrava di essere a un mondiale, ecco, comunque nel senso organizzato molto bene. Quindi poi ovviamente quando avevo iniziato io, nel 2008, 2009, 2007, così si facevano 7-8 gare, quindi erano già più impegnativo quella cosa. Assolutamente. E poi ha un po' lo stile dei vecchi rally, quindi prove lunghe, cioè Prove prove notturne. notturne. È un rally vero, cioè se uno viene a fare una. È un, Sono delle gare paragonabili all'italiano, Sì, quindi anche secondo anche me la difficoltà. gli organizzatori hanno proprio scelto delle gare veramente interessanti, sia a livello di prove Insomma, speciali, poi sono toste, sono cioè non toste, sono non. gare che dici, boh, vado a fare, dici, vabbè, un campionato di secondo piano che per me è di primo piano, non secondo piano. Assolutamente. Beh, Forse sono gli altri che devono imparare da esatto, questo. ricordiamo che al Casentino abbiamo una delle prove più lunghe d'Italia, Sì, che è la prova di Talla, che è da 36 km ma anche e insomma, io adesso il Cuneesi, nonostante abbia fatto qualche anno l'IRC, ti ripeto, non ho mai fatto tutte le gare per problemi di budget, quello che era. Quest'anno sono riuscito, fortunatamente erano poche le gare, però le ho fatte tutte.
e il Cuneo non l'avevo mai fatto, quindi mi sono trovato alla prima gara a scrivere tutto da capo. Dico, anche Cuneo è tosto, perché è tosto, alla prova lunga della notturna è veramente impegnativo. Tre volte il ritmo, cambi tre volte il ritmo, poi il giorno dopo comunque non è che dici, hai fatto le due prove lì che dici è andata, invece il giorno dopo c'è ancora prove toste. Ammesso l'ultima prova, che comunque è quella che abbiamo fatto della giornata, che comunque era un'altra prova tosta. Infatti, che poi erano 24 km se non sbaglio. Quella della sera era 24 km, esatto. Ma però il problema non è 24 km che tu puoi farli, dici vabbè, è veloce. Qui c'era il primo pezzo che io che sono di Varese sembrava il Cuvignone. Certo. Tutto guidato, poi si è sporcato, poi entravi in questa provinciale dove andavi fortissimo. Certo. Andavi fino su in cima, poi ricominciavi con ritmo in discesa, molto guidato, scosso, sconnesso. Sì, sì, c'era per tutti i gusti. Tutti i gusti, quindi. In effetti gli organizzatori ne parlavano di questa gara molto particolare. Ecco, la formula delle tre gare nell'IRC è valida o ce ne vorrebbe qualcuna in più per magari poter recuperare la gara che si è fatta? Allora, se si avesse disponibilità di avere un budget, tra virgolette, infinito, l'ideale sarebbe fare 6, 7 gare, 8 gare, però giustamente gli organizzatori hanno cercato di, anche loro i costi sono diventati inaccessibili quasi, quindi hanno cercato di mantenere l'IRC e per adesso hanno fatto 3 gare. Io sono sicuro che se un domani ci potrebbe essere la possibilità di farne 4 o 5, sono sicuro che lo fanno. Anche perché loro hanno cercato di fare 3 gare, ma con un trend e un livello molto alto. Molto alto, infatti io penso che negli anni un livello di piloti così forti, molto vicini, non c'è mai stato. Quindi quest'anno era molto agguerrito. Poi comunque tutti che tiravano, quindi nel senso nessuno ha mai mollato. Nessuno che non accelerava. Abbiamo avuto Rossetti che si sa chi è, quindi campione europeo, campione, cioè non è uno campione europeo, sì, cioè ha dimostrato quello che era con l'R5, però comunque non è che l'ha avuta facile anche lui. No, anche se era gli altri avevano un WRC, ok, però lui anche lui ha detto, calcoliamo che lui ha un titolo italiano, no, europeo, Rossetti, e quindi non è che lo sappiamo chi è, quindi è ovvio che lui pensava venire qua e cioè lui quando va a fare una gara in Italia con un R5 non lascia niente al caso, difficilmente qualcuno gli sta davanti, esatto, anche con l'R5, invece qua ha dovuto lottare anche lui, quindi cioè Sicuramente ha mischiato un po' le carte in tavola questo campionato, anche perché giustamente le presenze di tanti campioni sicuramente mettono tanti galli nel pollaio a fare. Sì, ma poi non togliendo niente via anche agli altri, l'Alessandro Re è andato molto forte, io penso che è cresciuto tantissimo. Parliamo anche del Felice Re, lui ha anche lui un'età così, però è sempre lì che lotta per l'assoluta, fai uno starnuto e ti passa, quindi è sempre si è tagliato di tutto, Michelini, c'è tanta Elvis, ha vinto campionato, ci sono tanti nomi insomma, non è 1, 2, 3, dici vabbè vado lì, ti do via i 2, 3, non togliendo poi niente agli altri, assolutamente, io ho detto questi che perché sono i più blasonati, esatto, senza niente togliere, esatto, a quelli di appena seconda fascia, esatto, sì. Ecco, una stagione che è cominciata, ma chiaramente non solo con l'appuntamento del IRC. Vi chiedo quali altre gare avete partecipato. So che tu sarai presto impegnato a Monza, come del resto anche l'anno scorso, se non sbaglio. Sì, voi invece, giovani, come avete cominciato la stagione quest'anno? Allora, noi prima del campionato, nonché il rally del Tarò, abbiamo affrontato il rally del Tartufo per prepararci un pochino dopo i mesi di stop. E poi in mezzo abbiamo messo alcune gare di zona proprio per tenere alto il ritmo, perché anche comunque nella nostra classe molto i pretendenti anche la vostra, appunto al titolo erano davvero parecchi. Le gare, come dicevano appunto loro, erano veramente poco, quindi un minimo errore poteva portare a un disastro e a buttare via un intero campionato. Io ho voluto appunto crederci fino in fondo, a partire dalla prima gara che poi purtroppo ci siamo dovuti ritirare per un problema meccanico proprio sull'ultima prova, quando eravamo proprio lì nel gruppo di testa. Poi abbiamo avuto appunto un secondo posto al rally del Casentino col Forte Guglielmini,
e poi un risultato appunto inaspettato al Rally Valli Cunesi, quando noi dovevamo cercare appunto di fare una gara da incorniciare, e così è stato, anche se comunque porto ancora una certa pena per i miei colleghi, diciamo, di classe, che si sono dovuti ritirare per qualche problema meccanico, e quindi siamo passati poi noi in testa alla classe e abbiamo amministrato bene, insomma, il vantaggio che avevamo in tutta la giornata di gara, vincendo il titolo poi. Ecco, dalle parole di questo giovane ragazzo che si chiama Simone Goldoni abbiamo appurato che c'è molta amicizia, come si era detto proprio durante la presentazione del campionato. Sì, anch'io è anni che milito in questo campionato e è sempre molto bello partecipare, perché ci si trova, come appunto diceva Omar, i giorni antecedenti nelle ricognizioni, a cena nei vari locali con i vari piloti, è una festa, quindi si ritorna al sapore delle vecchie gare di anni fa, che purtroppo al giorno d'oggi non si assapora più. I giovani del giorno d'oggi partono, vanno a fare la gara, sono ultra concentrati, invece siccome nessuno di noi è un professionista e a lunedì mattina siamo tutti al lavoro, è bello godersela al 100% una gara, quindi deve essere goduta anche a livello di preparazione, di stare insieme, di evento sportivo nel 100%. Un sapore particolare che viene rinnovato proprio con questo campionato. Se posso aggiungere una cosa, diversi anni che partecipo al trofeo Clio, ma mai come quest'anno. Beh, siamo partiti in 13-14, poi chiaramente l'ultima gara a giocarci il podio eravamo in 4-5, a detta di tutti, quindi questi che ci si stava giocando il titolo piuttosto che le posizioni, certo, di rincalzo. È il primo anno che si è trovato veramente tra di noi, limito al nostro circus, un clima così amichevole, cioè casco in testa, guerra, ma proprio guerra, e i tempi che si fanno con quelle macchinette a due ruote motrici lo testimoniano. Ma mai come quest'anno, con Michele Rovatti, Marco Asnaghi, Gianluca Tosi, Gigi Caneschi, che poi non ha partecipato all'ultima, veramente si è instaurato un bellissimo rapporto, fuori dalla vettura, chiaramente. Bravi, bravi, complimenti, perché questo è proprio significato e sinonimo. È il bello dello sport. Di sport con la S maiuscola. Marco, a questo punto noi siamo quasi al termine del primo blocco di interviste, quindi noi cediamo la parola alla regia e poi torneremo ancora in studio con i nostri ospiti per la seconda parte di Driver TV. Bene, eccoci tornati nuovamente in diretta con i nostri ospiti. Questa sera parliamo di RC con tre personaggi che hanno calcato il podio e lo hanno fatto con merito e con onore. Sono Omar Bergo, che viene dalla provincia di Biella, se non sbaglio, poi abbiamo Simone Goldoni a Ostano e poi Giuseppe Ferraguglia, che rappresenta invece realisticamente la provincia di Varese. Marco, noi in questo momento abbiamo deciso di fare un inciso per ricordare un amico, sì, un amico che tu soprattutto hai conosciuto. Sì, ho conosciuto molto bene Pucci Giuseppe Grossi, che purtroppo ci ha lasciato, e ha corso anche lui nell'IRC, è stato una colonna portante dell'IRC, che ha creduto anche lui in questo campionato, anche perché ricordiamo che Pucci è stato il deus in macchina della terra, i rally terra in Italia, quindi ha vinto tutto quello che ci poteva essere, quindi mi piace ricordarlo, e abbiamo preso da YouTube un filmato, un tributo che mi piacerebbe che la regia lo mandasse proprio per ricordarlo. It's been a long day without you, my friend. I'll tell you all about it. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you. The things we've been through, and now we're standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place.
Io penso che queste immagini siano eloquenti, si commentino da sé, perché questo era il suo mondo, questa era la sua vita, questo era lo sport del rally, questo è quello che ha amato veramente il nostro caro, indimenticato, indimenticabile, sì. Giuseppe Pucci Grosso, a cui Grossi. Possiamo tributare un applauso. Ragazzi, facciamolo. Bene Marco, purtroppo la vita ci riserva anche questi brutti momenti, sì. Bisogna andare avanti, bisogna continuare, noi continuiamo la trasmissione con i nostri ospiti parlando continuamente di questo magnifico sport che è lo sport del mondo dei rally. Ormai è una domanda che io faccio a tutti i nostri ospiti e che mi piace avere da loro delle risposte. So che già sicuramente una persona è d'accordo con quanto penso io, lo spettacolo dei rally all'interno degli autodromi, sfondo una porta aperta. Ovviamente con te Giuseppe, o sbaglio? Ma sì, io diciamo il rally si sa che è fuori da questa, certo. da questo ambiente, però stanno cambiando un po' i permessi, il problema di quello che ci può essere per organizzare una gara, e personalmente a me non dispiacciono. Il mio navigatore le considera delle piazzalate e quindi a volte un po' ci contrastiamo su questa situazione, poi dopo, alla fine, dopo quando si è dentro diventa una gara a sé, anche perché ti trovi bene, visto che a Francia Corta quest'anno hai fatto secondo assoluto, ma anche a Monza l'anno scorso ho fatto secondo di Super 2000, due anni fa l'ho vinto, quindi cioè alla fine il discorso è hai solo più sicurezza, certo. Però la velocità c'è sempre, le curve ci sono sempre, cambia un po' la tipologia, però c'è sicuramente più gente, più c'è spettacolo, più gente quindi c'è più occasione per gli sponsor, mediatico è sicuramente più, ha più visibilità. Ovviamente rally, se mi devi far scegliere tra le due cose faccio rally, quello è ovvio, perché con tutti i pro e i contro che ci possono essere. Simone, anche per le piccole cilindrate queste varianti, diciamo così, dei rally in pista possono essere importanti? Si possono fare? Ma io vengo da tutt'altra pista, però credo che lo sci e il motorsport, appunto le quattro ruote, abbiano parecchie affinità. Quindi da pistaiolo, se così vogliamo chiamarmi, credo che la pista possa offrire delle belle cose, appunto come diceva Marco, a livello mediatico. Ecco, credo che il Monza Rally Show, per esempio, che io spero un domani di poterlo fare, e ogni anno vado con piacere a vederlo per incontrare comunque amici e poi per fare un po' di festa anche, credo appunto che per gli sponsor sia qualcosa di veramente importante. Le classi intermedie, e qui siamo rappresentati da Omar Bergo. Allora, io nasco pistaiolo perché ho fatto 10 anni di kart ai tempi con altri piloti blasonati come Crugnola, Bosca, Albertini, siamo tutti cresciuti lì negli stessi anni. No, non mi piace. Strano, molto strano. A una certa età ho scelto, quindi vuol dire che ero più affascinato dalle strade piuttosto che dalla pista. Però mi piace l'unione delle due cose, sì. Quindi magari in un rally mettere la prova spettacolo in pista, come appunto dicevamo prima, al pubblico, che più facile da raggiungere, tutto concentrato lì, quindi non ha la sicurezza di essere nelle tribune, non si vede una sola singola curva, ma si vede magari tutto il tracciato. L'unione delle due cose, sì, mi è sempre piaciuta, ma il rally puro in pista no. Ho partecipato anch'io a Monza come finalina del trofeo Renault, e con le macchine piccoline è anche un po' si fa fatica, sì, insomma. È anche un po' noiosetto. Chiaro, poi come diceva Giuseppe, quando ci si mette il casco, si guida, a chi piace guidare una macchina, a chi piace il motorsport, è bello ugualmente. Però se dobbiamo scegliere tra le due cose, preferisco il rally su strada. Ci sono molte più insidie, ci sono molte
più cose che possono... È forse più adrenalinico su strada che su pista, anche se le velocità magari sono più alte in pista, però passare magari a 150-170 all'ora su una strada che è larga come la macchina, con le piante da parte, ti dà una scarica di adrenalina che la pista, essendo così larga, non te la dà. Assolutamente, la sensazione di velocità è molto ridotta, ma poi quello che fa più la differenza, ricordiamoci che in pista si vedono tante volte le stesse curve, nel rally si vedono migliaia di curve diverse, anche la stessa curva se fatta due volte non è mai uguale. Sì, quindi, praticamente uno è più naturale e l'altro è più costruito. In poche parole questo che rally che vuoi dire. Sai, ha detto un po' di tutti che il pilota, il rallista è un po' più eterogeneo, quindi è più capace di essere, deve tirare fuori del suo istintivo, per andare fuori, più istintivo. Il pistaiolo è metodico perché la staccata è sempre lì, il punto di corda è là e l'uscita è là. Se sbagli, se vai al di fuori di questa linea, hai già preso dei secondi. Sì, esattamente, esattamente. Bene, allora abbiamo messo in cantiere questo appuntamento per Fregulia, che sicuramente sarà al Monza, ma anche al Franciacorta? Ti potrebbe interessare, visto che ti devi prendere una rivincita. No, Franciacorta l'ho sempre fatto fin dalla prima edizione ed è una gara che è molto migliorata anche negli anni, quindi addirittura si è spostata molto più verso il rally, con quella prova lì speciale molto, molto difficile così. No, penso anche al Franciacorta, tutto va come deve. Benissimo, quindi lo aspettiamo allora, Marco. Adesso sicuramente. Allora, parliamo un po' della stagione, abbiamo detto tanto ma non abbiamo parlato dei vostri navigatori, che sono, diciamo, la parte più importante, coloro che vi danno le note, coloro che vi mettono a vostro agio, vi danno tranquillità durante le competizioni. Ce li fate conoscere un pochino, partendo proprio da Omar? Assolutamente, Alberto Brusati, ormai siamo una coppia fissa da anni, mi ha cresciuto perché dalle primi chilometri, prima chiaramente anch'io come Simone ho fatto la gavetta con l'N2, con la Suzuki, il trofeo Suzuki, ma lì ho cambiato spesso navigatore, fino a che ho trovato la quadra con Alberto, addirittura era quasi stufo di correre, insistendo, sono riuscito a fargli rifare la licenza, a farlo risalire in macchina e dal 2008-2009 siamo sempre assieme, siamo una coppia anche fuori dall'abitacolo, due grandi amici. Certo, siamo un equipaggio in tutto, cioè si condivide veramente Quante tutto. Quante gare circa assieme avete fatto? Oddio. Buttandola così, cioè non vogliamo proprio i numeri precisi. Ma credo saremo sulla... cinquantina scarsa. Ah beh, insomma, una coppia fissa. È già un affiatamento principalmente, molto... Principalmente la maggior parte tutte con la Clio, perché io cresco con la Clio R3 e poi ci siamo tolti anche qualche bella soddisfazione col 4 ruote motrici, con i Super 2000, ho avuto la fortuna, l'occasione di correre con le WRC e qualche risultato assoluto assieme, rigorosamente assieme, l'abbiamo portato a casa. Simone, tu con chi dividi il sedile? Io condivido con molto piacere da quest'anno il mio sedile con Alessandro Mattioda. Siamo venuti. Ostano anche lui? Lui in realtà è del Piemonte, piemontese. Ci siamo, sì, è compaesano di Omar. Grazie la conoscenza e l'appoggio appunto c'è stato grazie a Sandro Sottile, che ci terrei a menzionare, che oltre ad essere un po' il mio istruttore è anche un grande amico, e ci ha messo in contatto con appunto Alessandro, con cui abbiamo instaurato un ottimo feeling. Abbiamo quest'anno fatto 6 gare insieme, spero e mi auguro appunto di poterlo riconfermare il prossimo anno e più avanti ancora. Lui ha una bellissima esperienza, già fatto più volte anche il rally di Monte Carlo, quindi mi ha davvero insegnato tanto e devo dire veramente grazie a lui. Quando vedrà questo filmato spero che sia contento, perché quest'anno questo risultato è venuto anche grazie a lui appunto. Insomma, primi in ERC N2, insomma, direi che è un bel risultato per una coppia. Sì. Sì, assolutamente, ci motiva proprio anche in vista del prossimo anno, tenendo ancora in considerazione questo splendido campionato, magari chissà con il prossimo anno di fare il salto di qualità su qualcosa di più potente. Ecco, prima di passare a Giuseppe Fregulia, la domanda la faccio a te Marco, tu sei un pilota che
lega molto con i tuoi navigatori? Sì, beh, io nel corso della mia carriera non ho avuto tanti navigatori. Pochi ma buoni. Pochi ma buoni, esatto. Diciamo, con quello che ho corso maggiormente è l'Alessandro Ferranti, grazie, che è quello che è stata, diciamo, l'amore a prima vista. Abbiamo corso per 14 anni insieme così. Poi ho corso con Beniamino Bianco e adesso sto correndo con Davide Bozzo, che... Beh, insomma, tre navigatori sono pochini. Ci sono qualche intrusione di qualche navigatore sporadico, così come il Maurizio Vitali, però gare spot, esatto, gare fisse, adesso corro con Davide. Hai toccato giusto spot, perché adesso dobbiamo dare la parola alla regia per gli spot pubblicitari. Grazie. Bene, allora siamo tornati per l'ultima parte di questa bella trasmissione dedicata al mondo del rally. Driver TV dedica questo appuntamento all'IRC con tre piloti che sono stati protagonisti del podio finale della stagione. Eravamo rimasti a parlare dei navigatori. Ruolo importante, determinante, possiamo dirlo, perché giustamente 50%. Se si ottiene il risultato è anche merito di chi dà le note. Giuseppe, manca la tua deposizione, permettimi questo termine un po' particolare. Ma io sono sempre stato l'idea che il navigatore, loro dicono che i piloti sono matti, ma per me sono i navigatori che sono matti, non noi. Concordo. Sì, sì, sì. Perché comunque, però, vabbè, riguardo me, io ho cambiato tre navigatori, poi beh, c'è stato qualcuno perché per motivi di lavoro, roba così, tutto, quando ho fatto il trofeo Mitsu, avevo fatto entrare un Alice Palazzi, una stazione, però adesso sto correndo con Marco Vozzo da 4 anni, ci siamo incontrati a fare le ricognizioni con Andrea Cugnola al Monte Carlo e ci siamo trovati bene, da lì è nato una sorta di grossa amicizia e stiamo lavorando bene insieme. Mi piace con Marco che lavoriamo nella stessa direzione, quindi non è una sorta di navigatore viene e ciao alla domenica sera, ci si vede da amici, si cerca gli sponsor insieme, si cerca di lavorare nella stessa direzione, quindi il bello è la cosa più importante, il feeling, poi va di fuori anche dall'abitacolo. Dopo ci sono sempre magari le situazioni dove comunque, come tutte le cose, però ed essere costruttivo e cercare di sempre di andare avanti. Con Marco mi trovo da quel lato lì molto bene, molto, molto bene, poi comunque oltre a essere un ottimo navigatore. Certamente. Comunque, effetto pubblico, ragazzi, lo sentite la presenza degli spettatori quando magari entrate in prova speciale e alzate gli occhi? Beh, forse un po' meno voi, più i navigatori dovrebbero sentire la presenza del pubblico. Chi mi risponde? Omar, ma io Simone? Penso che sia forse più il pilota. Più il pilota, secondo me. Sì, anche perché il navigatore è concentrato sempre, al quaderno. Poi parlo con le nostre macchine, ormai i livelli sono diventati talmente alti che... ma io stavo parlando anche con gente che, siccome sono parecchi anni che sono entrato nell'ambiente, avendolo fatto da meccanico così, si parla che nel futuro il problema sarà il navigatore, perché le macchine sono diventate talmente veloci che il problema sarà dare le indicazioni al pilota. Il dettato delle note diventerà difficile. Quindi cambieranno anche per me la tipologia delle note, cambierà il sistema, cambierà qualcosa, dovrà cambiare, perché adesso si va molto forte, quindi penso che sia... Il problema dei prossimi anni sarà il fatto di far recepire al pilota l'indicazione giusta, ma in modo più veloce e non appesantita. Sì, quindi non ci avevo mai pensato una cosa del genere. Sì, io ho partecipato anche a qualche rally storico, quello locale chiaramente di Biella, guidando comunque delle vetture top, quali le Porsche, così la velocità in curva è decisamente più bassa. È più forte con un R3, ma decisamente più bassa. Poi, ma infatti, quando se guardiamo dai tempi, quando c'erano i gruppi B, i vecchi gruppi A già andavano più forte dei gruppi B, malgrado avevano 4 volte i cavalli che avevano i vecchi gruppi A. Le vecchie Delta, infatti, gruppo A avevano 250 cavalli contro i 700 delle Delta S4. Mio parere non ma la velocità di percorrenza di curva, man mano negli anni, è migliorato sempre tutto, migliorato la gomma, migliorato l'ammortizzatore, migliorato il pilota, perché comunque probabilmente non è che il pilota era arrivato anche prima, adesso è... Con l'elettronica e con la ciclistica migliorata diventa anche più semplice per un non professionista a guidare la macchina quasi al limite. Infatti volevo solo aggiungere, per non farci odiare dai piloti delle storiche, che ciò non vuol dire che ben vengano, anzi siano più facili da guidare, assolutamente sono difficili in un'altra maniera. Quindi andare forte con tutte le due tipologie di vetture, moderna e storico, è sempre difficile.
sicuramente la velocità in curva con le moderne è più elevata. Anche perché ricordiamoci che buona parte delle storiche sono tutte stazioni posteriori, per cui hanno una tipologia di guida completamente diversa, che noi piloti delle moderne non siamo più abituati. L'idroguida non si sa che cos'è, quindi se non si è più cambi abituati. Cambi i frontali che picchiano sulla mano. Erano guardi anche più matti una volta, perché andare forte con quelle vetture lì così che non c'era niente. Tra virgolette. Erano molto più fisiche le macchine adesso. Adesso le macchine di adesso sono da colletti bianchi, si può dire. Ma io ho visto anche negli anni cambiare, avendo provato anche un VRC vecchio, vedo già quelle nuove, già devi già guidare, provato anche te. Sì, è diventata anche più fisica anche quella macchina lì. Esatto. Quindi, rispetto alle 2000, vecchie, le 1600, sono più adesso fisiche. La senti, uno che dice vado su con quella, no. Devi essere PlayStation, mi guardano male. No. Ma PlayStation, secondo me, non ha. Allora, per quanto mi riguarda, sono difficili simulare delle reazioni. Io sulla pista no. Sulla pista no. Io ho provato un simulatore di un mio carissimo amico della Evotech, che è un simulatore di Formula 1. Sembra di essere in macchina, che è una cosa stratosferica. Infatti sto organizzando per fare una puntata con lui per farsi spiegare bene questo utilizzo, perché ha dei piloti che corrono in pista che vanno ad allenarsi prima delle varie gare, i vari circuiti. Lui ha tutti i vari circuiti e settano la macchina. Quindi torniamo al discorso di prima, che il pilota di rally è decisamente un istintivo rispetto a un pistaiolo che, senza nulla togliere, è un metodico. Poi ricordiamoci che i piloti di rally hanno 2-3 passaggi di ricognizione, che poi purtroppo nessuno di noi li fa, se ne fanno sempre qualcuno in più. Però in 3 passaggi bisogna stendere le note. Non è detto che qua siano 4-5, però non cambia nulla. Era lì che volevo arrivare. La sensazione che ti può dare la ricognizione con la macchina stradale non si avvicinerà macchina mai. Macchina stradale e strada aperta. Non si avvicinerà mai al momento in cui metti il casco in testa e vai a affrontare la prova con la macchina da corsa. Assolutamente. Quindi uno può girare quanto vuole, poi è tutta un'altra cosa. Invece in pista, chi ha la possibilità, perché ha budget, di stare tutti i giorni ad allenarsi, fa sicuramente la differenza. Basta vedere, passatemi, Formula 1 di adesso, i ragazzini che, senza fare nomi, ma a 17 anni vanno in Formula 1 saltando tutta la gavetta, sono cresciuti senza sapere cosa fosse la scuola, a pane e pista tutti i giorni. Hai detto una cosa giusta. Volevi fare un inciso? Sì, volevo fare un inciso perché ne siamo venuti prima a parlare mentre scendevamo appunto qui in studio con Omar. Ma io credo che sia molto importante anche la preparazione fisica. Cioè, nel nostro sport, quel rally credo che sia veramente fondamentale. Io, come dicevo prima, arrivo dallo sci, quindi ho già mentalmente l'approccio proprio che avevo nello sci al rally, quindi proprio cercando di allenarmi bene, mangiando. Cos'è, discesista? Ero un discesista, sì. Struttura fisica. Si vede, infatti. E credo che sia davvero fondamentale, quindi controllare bene l'alimentazione, concentrarsi magari su attività di cardio, quindi per fiato comunque, perché su prove lunghe da 30-35 km, se uno non è minimamente preparato. Sappiamo che la prima cosa che uno perde quando è in deficit sono le note, la concentrazione quindi non senti più le note e vai a vista, e lì sono secondi. Guarda, io ho fatto quest'anno Targa Florio, io sono anche uno che mi alleno tanto, quindi cerco di mantenere un po' l'integrità fisica, la forma fisica e tutto. E al Targa Florio abbiamo avuto un problema, abbiamo bucato, e quindi ci siamo tutti, avevamo due prove vicine una all'altra. Uno dice fa la prova, è dura, poi devi scendere, cambiarti la gomma, risalire in macchina e rifarti l'altra prova. Con 40 gradi. Con 40 gradi, ti assicuro che se non sei allenato. Io mi ricordo, ritornando all'IRC l'anno scorso a Casentino, che c'era un caldo che era allucinante. C'erano in macchina, c'erano dai 60 ai 70 gradi fissi. 72 gradi aveva rilevato, mi ricordo, la centralina. Per cui, voglio dire, fare una prova speciale da 20 minuti, che poteva essere talla, con 70 gradi in macchina, e mantenere la concentrazione per 20 minuti, devi essere preparato fisicamente e mentalmente. Fisicamente, anche la Dakar hanno queste temperature. Quello sarebbe un altro bello obiettivo da raggiungere, però. Ragazzi, il vostro sogno nel cassetto, visto che hai tirato fuori tu l'argomento, quale potrebbe essere, Giuseppe, per te? Ma io adesso comincio già ad avere 41 anni, non che non li abbia, Adesso io ho fatto 41 anni quest'anno. Mi sono di cassetto sempre di riuscire a mantenere, di andare forte così, nel senso, poi dopo andare avanti negli anni ad essere negli anni a essere
Vincente, dai, diciamo, vincente, sì, perché sei uno di quelli che punta vincente, in alto. Sì, sì, vincente e comunque far sempre bene, ecco, essere sempre in forma e mantenermi così. Quando... Simone, per te, scusa? Ma per me, dato che tuttora tutto quello che ho fatto è grazie alla farina del mio sacco, di cercare magari un supporto esterno che mi dia la possibilità appunto di emergere magari in qualche campionato a livello italiano. Per esempio? Sarebbe per il mio esempio? Sogno. Ma non lo so, magari anche nel campionato italiano mi piacerebbe... avvicinarmi e provare insomma a vedere a che livello sia, pur essendo consapevole che il livello sia nettamente diverso rispetto al mio, insomma. Certo. Per te, Omar? Ma sono molto realista, gli anni dello spolvero anche per me sono già passati, nel senso, quando eravamo i giovani emergenti mi piacerebbe, continuando, sperando di continuare ad avere le possibilità di correre ancora parecchi anni a questi livelli qua, in campionati importanti come può essere l'IRC, con macchine belle, dalla più performanti, Clio. Via. E dalla Clio, insomma, io, guarda, mi accontento anche della mia Clio, anche se non gode, può, come si non può dire. Durare tutta la vita questa Clio, quindi, però già, io mi reputo come noi, d'altronde, già fortunato a riuscire a partecipare con regolarità a manifestazioni come possono essere questi rally importanti, che tutti sanno sono, certo, anche molto costosi. Assolutamente sì. Marco, gli domandiamo qual è il loro prossimo appuntamento? Sì, sicuramente. Quando li vedremo impegnati? Quando rimetterete casco e tuta? Chiuderemo un budget, perché durante la stagione abbiamo avuto una piccola vicissitudine in Toscana, siamo andati a abbracciare qualche pianta e quindi anche quello è stato un danno. E farò sicuramente la gara di casa, la ronde di Biella, spero, a bordo di una URC. Siamo riusciti io e Alberto a vincerlo l'anno scorso, 2015-2014. Non diciamo niente, sì. Speriamo, insomma, l'obiettivo è sicuramente quello, perché a casa è sempre piacere doppio. Nemo può fare in patria. Sì. Tu, prossimo. Ma io adesso appunto insieme a tutto il team, insieme a Giorgio Marazzato della Glise, insieme a Sandro Sottile, stiamo vedendo un attimino i programmi anche per il prossimo anno, e quindi magari di fare già una gara quest'anno con un'altra macchina. E poi, dato che ho bei ricordi del trofeo Merenda, che quest'anno si svolgerà al Rally del Grappolo, che l'anno scorso abbiamo vinto, magari partecipare nuovamente, perché lì c'è proprio un ambiente, oltre ad essere sportivo, ma di festa, cioè proprio un contorno molto, molto bello, molto, molto divertente, insomma. Giuseppe, per te? Monza. Sì, Monza... Spero di sì, e poi sto cercando di chiudere il budget per fare Como. Ho capito. Quindi veramente imminente ormai finale di stagione. Scoppiettante, dai, bello, possiamo definirlo tutti, così. Dai. Benissimo, signori, siamo arrivati veramente al termine anche di questa puntata di Driver TV. Marco Pacaniera, grazie per averci fatto conoscere tre personaggi di spicco del mondo dei rally. Chiaramente, grazie a loro. Esatto. Grazie a voi facciamo il più cordiale in bocca al lupo per la vostra grande passione, che è quella del rally, che ci trasmettete e che ci date l'opportunità di vedere e di commentare. Grazie, buona serata a tutti. Grazie. Ciao. A voi. Ciao. 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 Ciao.